sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibile. L'Istituto Comprensivo Statale di Trecastagni Ercole Patti è lieto di presentarvi Radio Out Quinta B. La trasmissione radiofonica è condotta da Danny Brusco e dai ragazzi della classe. Da Henry Joe è tutto, via la sigla. Ciao a tutti da Danny Brusco e benvenuti alla seconda puntata di Radio Out Young Voices of Quinta B, il programma radiofonico di Legalitalia che vuole parlarci di legalità. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi negli studi come conduttore il nostro LV. Benvenuto. Ciao a tutti. Ci tenevo particolarmente oggi a essere qui, sono stato assente nella prima puntata e oggi avevo il piacere di esserci, anche perché oggi ci teniamo a presentare un personaggio importante che, come Peppino, ha lottato contro la mafia, l'ha fatto in un contesto difficile, quello della Sicilia occidentale, in anni duri, fine anni 80, primi anni 90, parliamo di Padre Pino Puglisi. Lo facciamo oggi e in quest'anno in particolare perché quest'anno ricade il 30° anniversario della morte. È un personaggio che ci ha dato tanto, diciamo in un contesto, come ho detto prima, molto particolare, non aiutato dalle istituzioni, si è dovuto battere in maniera molto forte, non aiutato, diciamo, da tutto il contesto che gli stava attorno. Gli vogliamo dedicare un pensiero, lo faremo con Rossella che ci leggerà una poesia, e quindi lasciamo spazio a lei e alla sua giovane voce. Dedicato a Padre Pino Puglisi. Padre Pino Puglisi, che girava con la bici, l'amore che ci metteva per qualunque cosa faceva. I ragazzi allontanava dalle mani della mafia. Ha combattuto fino alla fine, ma è stato ucciso. Per farsi riscoprire il valore della libertà. Lui ha lottato, si è impegnato e la mafia l'ha assassinato. Ma lui rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ora abbiamo imparato che lui ci ha mostrato e ci ha insegnato che l'amore va coltivato, che la radice fondamentale è la legalità. Pregava a Dio per noi, amava stare con noi, insegnava tutto quello che sapeva. Lui è stato un padre per tutti noi. Io parlo con Dio. Bentornati, nel ringraziare Rossella quindi per questa bellissima poesia su Don Pino Puglisi, voglio adesso parlarvi del perché abbiamo pensato di ideare questa novità, no? Parlando proprio di Padre Pino Puglisi. L'idea appunto nasce prendendo spunto dall'argomento che con i giovani voci della Quinta B abbiamo trattato, che è quello delle persecuzioni dei cristiani nei primi secoli dopo Cristo, quindi ai tempi dei romani. E abbiamo fatto quindi questo salto temporale facendo vedere come anche oggi, a distanza di più di 2000 anni, i cristiani vengono perseguitati. È l'esempio del saluto Padre Pino Puglisi, che ha lottato e ha dato la vita affinché veramente i ragazzini potessero crescere senza il controllo della mafia in un quartiere difficile come quello di Brancaccio. A tal proposito, i ragazzi hanno realizzato dei PowerPoint e da questi hanno elaborato un unico video che adesso lanciamo in onda. Voi due motorini, ragazzi, venite con me, piacere, io sono Pino, andiamo, venite, perché voglio parlarvi d'amore, quello immenso, il più grande che c'è, quello che ha più valore, la vita, ecco cos'è. Io parlo con Dio, con me, io amo.
amico mio. Dio parla anche con te. Io voglio esserti amico, potrai fidarti di me. Non dico il tuo preferito, ma sarò sempre lì accanto a te. Lavoreremo con abnegazione, fatica e serietà. In premio al nostro sudore, una vita meravigliosa. Perché io parlo con Dio, Dio parla con me. Dio, amico mio, Dio parla anche con te. Bentornati in studio a tutti i radioascoltatori. Per chi si fosse collegato in questo momento, vi siete persi il video che abbiamo appena trasmesso su Padre Pino Puglisi. Questa attività era l'ultima della nostra giornata radiofonica. Qui finiscono le nostre attività. Io vi saluto, quindi tanti saluti da ALD e da Danny Brusco. Appuntamento a... Ammazzarono Luparrino, l'ammazzarono, fu due corpi di scopetta dritti in testa, ed ora cacco dallo sole che n'arresta, solo odio, prepotenza ed omertà. Ammazzarono Luparrino, l'ammazzarono proprio giorno canascino, e cuscente fu dire incontro a morte, senza scanto sfidò la propria sorte. Come un paci chiudava pure a tutti, ma ora in terra crudorica non batti. I picciotti di la strada li so figli, la potenza di un messaggio troppo grande. Uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto.